sulla legge del sabato, Gesù è molto critico, e non solo su quella, perché tutte le interpretazioni che venivano fatte erano diventate accomodamenti agli interessi umani e per ingannare la legge stessa. Quanto più si moltiplicano le leggi, tanto più si trova quasi impossibile ritrovare il senso, quello che si chiama lo spirito della legge. E l'esempio che qui fa del quarto comandamento, onore il padre e la madre, che vuol dire se hanno bisogno o nella vecchiaia devi pensare loro, veniva nell'esempio che Gesù fa loro deviato, in qualche modo veniva evitato questo comandamento di Dio con una legge fatta dagli uomini. E la devo spiegare perché in pratica si poneva sotto, diciamo così, la protezione della sacralità, diciamo così, nel tesoro che doveva essere dedicato a Dio, Corban, delle sostanze, in modo da evitare di doverle spendere per i genitori. E cosa sacra di Dio viene prima Dio, dei genitori, perché prima è onore a Dio. Ma questo Dio non l'ha detto, ha detto onore a Dio, poi questa legge te la sei inventata tu, in realtà per evitare di mantenere i tuoi genitori o di soccorrerli nella necessità. E di queste cose voi ne fate molte. Questo spirito della legge che Gesù cerca di riportare al vivo e all'essenziale, trova soprattutto, uno scontro sul sabato. Per cui i precetti umani o le interpretazioni umane prevalevano sul vero senso del sabato. E arrivano a dire a Gesù, come sappiamo, non puoi fare un miracolo in giorno di sabato, perché è un lavoro. Di sabato non si lavora, dunque tu vai contro la legge di Dio. E Gesù si oppone a questo, continuando a fare anche a volte provocando lui stesso, di sabato, facendo delle guarigioni e dei miracoli, che erano la dimostrazione dell'intervento di Dio proprio in quel momento, come usando un'espressione, è il dito di Dio in quel momento che agisce. E per capire questo, cos'è il sabato, che per noi è il sesto giorno, ma in realtà è il settimo giorno nella settimana, bisogna proprio andare a questo racconto della creazione, fatte in 6 giorni, dove il settimo è il giorno del riposo. La parola sabato, Shabbat, vuol dire anche nella radice sette, e vuol dire, viene dal verbo anche riposare, Shiva. E questo è il senso profondo di questo giorno, che è il giorno di Dio per il culto a Dio. Noi chiamiamo il settimo giorno domenica, giorno del Signore, e non è sbagliato, no? Spostando di un giorno di quel sabato storico che era il giorno in cui Gesù è nel sepolcro. Ma che cos'è questo settimo giorno nella creazione? Allora, giorno è una parola che può indicare molte cose e non indica il giorno di 24 ore, perché è Dio stesso che crea il mondo e crea il tempo e la misurazione del tempo con la giornata data dal sole e la luna che dà il mese. E poi introduce questo ritmo settenario che invece non esiste in natura, ma è la scansione dei tempi con cui ha creato l'universo, e nell'ultimo giorno di questa scansione compare l'uomo per sua volontà, tratto dalla terra, ma c'è un atto creativo superiore perché è intruso il suo spirito in lui e quindi è uomo tratto dalla terra come gli animali, ma è un gradino più alto, non solo di grado, ma di qualità, senza una possibilità di raggiungerlo, naturalmente, perché la qualità è data dall'immissione dello spirito di Dio, cioè l'anima immortale nell'uomo.
E questo nel settimo periodo, settima scansione, che non esistevano, sono origini di Dio. Cosa significa dunque? Dio smette di lavorare o si riposa? Questo è il termine riposare. Dio non ha bisogno ovviamente di riposare. Il settimo giorno appartiene sempre alla scansione del tempo. Quindi no, Dio inventa il tempo per noi come inventa il mondo per noi, inventa il mondo materiale, lo mette in atto, lo crea e poi pone l'uomo in contatto con questo giorno che è un giorno misterioso, ma è un giorno creato da Dio nel tempo, in cui Dio si pone nel tempo nostro. Quindi il settimo giorno, il giorno del Signore, è quella parte della creazione in cui lui è presente e si incontra con l'uomo che arriva dal sesto giorno e deve entrare nel settimo. Non è semplicemente il passare del tempo, ma vuol dire che l'umanità, che è messa in grado di comunicare con Dio perché ha sua immagine e somiglianza e quindi ha un'anima, quindi può essere simile a Dio in qualcosa, pur essendo proveniente dal creato materiale, in quel sesto giorno, nella sua esistenza, è chiamato a un contatto che lo stacca dalle cose materiali per essere pienamente con il Signore. Che vuol dire? L'uomo dà gloria a Dio, riconoscendo che Lui è il Creatore e dedicando in questo ritmo settenario, che è settimana inventata da Dio stesso, dedicando a Lui quel tempo dove Dio entra nel nostro tempo per incontrarsi con noi. Non è più fuori di noi, ma è dentro di noi, nella nostra dimensione, ma noi dobbiamo dare gloria a Dio dicendo: questo è tutto per te, come quando c'è un sacrificio, ci si priva di qualcosa, i primogeniti degli armenti, il primogenito dei figli, e si consacra al Signore per dire: tutto viene da te e io lo riconosco in questo modo. Settimo giorno è dunque il Dio che entra nel nostro tempo e si riserva uno spazio perché tutto quanto inizi in collaborazione con la creatura, andando avanti a agire con Dio in quello che è già stato creato. Che vuol dire? Con lo spirito di Dio il mondo materiale deve essere trasformato, abitato, governato. Noi siamo cooperatori con Dio in questo. Siamo cooperatori di Dio con la creazione perché ci ha messo in grado di avere figli e questi figli non sono come gli animali, ma ogni figlio che nasce, ogni figlio che viene generato ha un'anima immortale. Noi siamo cooperatori. Allora vedete come il sesto giorno che appartiene al mondo materiale si innesta con il settimo che è invece spirituale dell'eternità. E poi questo deve avere un compimento perché l'ultima chiamata, l'ultimo passo che l'uomo deve fare per entrare completamente nel settimo giorno o riposo di Dio è la trasformazione del proprio essere da mortale in immortale. È quello che Gesù compie entrando come tutti gli uomini nel mondo materiale, perché il figlio di Dio si fa uomo, e passa attraverso la morte ed entra nel settimo giorno dell'immortalità come corpo, perché come Dio era già immortale, perché risuscita per non morire più. Questo è il compimento del settimo giorno ed è quello che attende a noi. Quindi il settimo giorno è collegato a noi e ogni settimana noi lo ricordiamo e si dà culto a Dio per questo, perché è Dio che chiede questo. Ricordati di me perché ricordi che tutto quello che fai sulla terra è per te, perché devi diventare altro. Ed è l'ingresso ora, con un piede, torno a dire, Paolo direbbe la caparra, no? Per quello che è la vita eterna futura. Con le usanze umane, le tradizioni, si facevano allora, si fanno adesso, noi rendiamo più importante quello che maneggiamo qua sulla terra, mettendo da parte Dio e il suo giorno, quello che noi chiamiamo la domenica, noi in realtà banalizziamo e
andiamo contro proprio lo spirito della legge di Dio, che anziché portarci dentro l'eternità e nella dimensione spirituale, noi lo ripieghiamo per compiere quelli che sono i nostri interessi qua. È molto brutto questo. Non è semplicemente non aver tempo per Dio, ma è mentire perché tutto è di Dio e noi lo usiamo come se fosse nostro. In più adesso, noi che normalmente non rispettiamo la domenica, noi usiamo anche il giorno che dovrebbe essere dedicato a Dio per essere pronti a entrare in questa dimensione spirituale per le cose che sono materiali. Quelle colpe che erano antiche sono ancora nostre ed è la banalizzazione dell'eternità. Quando mi viene in mente nella numerologia ebraica, specie nell'Apocalisse, compare il numero 6, e diciamo che l'anticristo è segnato da questo numero 666. 666 vuol dire tre volte 6, è la conferma, ribattuto come un chiodo, che l'uomo è materiale e non deve andare oltre il materiale. È il tentativo del demonio di far sì che non entri mai nel settimo giorno, che non ci sia mai la domenica, che si faccia tutto tranne questo, che la vita si risolva tutta qui, ci si danni per quello che c'è qui, ma non si pensi a quello che è l'eternità, il mondo dello spirito, che è tutto di Dio, come è tutto di Dio qui sul mondo. Ma piegando tutto al 6, noi non entriamo mai nel 7. Come dire, lavorando tutta la settimana, noi non entriamo in quello che è il mondo di Dio, che non è semplicemente non penso a Dio ogni tanto, ma non do quel culto a Dio che Lui mi ha chiesto e che diventa perfetto con Cristo perché in quel giorno risorge e mi nutre del suo corpo e sangue in modo tale che anch'io in questo modo sono legato a Lui e quindi risorgerò. Non rispettando la domenica, io mi taglio la strada, il ponte per quello che è l'eternità. Ecco il settimo giorno, che significato ha? È quello che il demonio vuole negare, perché è la cosa più importante. Tutto quello che porta alla materializzazione e alla negazione, sia teorica che pratica, del mondo di Dio, cioè del settimo giorno, è opera del demonio che ispira, inganna, poi ci sono quelli più così, maligni, che sanno bene questo, lo fanno apposta, ma la maggior parte del mondo è come trascinato da queste cose. Settimo giorno, il giorno di Dio, e il Signore in quel giorno, Gesù, opera i miracoli e dice perché il sabato, cioè il settimo giorno, è fatto per l'uomo, perché noi diventiamo a immagine e somiglianza perfetta di Gesù, cioè di Dio. Se l'ho dato Gesù Cristo.